È morto all'età di 72 anni Alberto Destrieri, una delle colonne della famosa Compagnia dei Legnanesi, cui apparteneva da moltissimi anni, un pezzo storico e pregiato cui il pubblico voleva un gran bene fin da quando i Legnanesi fecero la loro prima apparizione nel lontano 1958, che fu il loro debutto al teatro Odeon. Ed era bravissimo, sapeva destreggiarsi tra l'imitazione, la parodia, il travestimento e un modo di stare in scena che era certo popolare, come vuole lo stile della rivista, ma conteneva anche un rigore teatrale che sarebbe piaciuto ai registi classici. Del resto, Strehler parlava di Musazzi come della miglior attrice italiana. Questo il post apparso sulla pagina ufficiale dei Legnanesi. Le testuali parole. Ci sono notizie nel nostro mondo colorato, spensierato e divertente, che non vorremmo mai dare. Alberto Destrieri, amatissima Pinetta, ci ha lasciato questo pomeriggio a 72 anni. Con profondo dolore e sincera commozione perdiamo non solo un grande attore, ma anche e soprattutto un vero amico, colonna della compagnia dei Legnanesi. Ciao Alberto, ciao Pinetta, i nostri applausi sono tutti per te.